Buongiorno ragazze, nuovo video. Oggi voglio farvi la recensione di un fondotinta bio, ossia il fondotinta bio di Avril o Evril, io non so come si pronunci. Comunque il fondotinta in questione è esattamente questo. No, se lo avvicino non si vede niente. Comunque è un fondotinta bio che potrete trovare nelle bioprofumerie, che io ho acquistato quest'estate, se non sbaglio a settembre, sì, a settembre, agosto, settembre, non mi ricordo bene. In realtà sono andata nella bioprofumeria perché cercavo il fondotinta di Sobio, però le tre colorazioni del fondotinta non mi andavano bene, mi è caduto l'occhio su questo fondotinta e ho deciso di comprarlo. Ora andrò ad applicarlo insieme a voi e a darvi un po' le mie impressioni. Dunque, io preferisco applicarlo con le mani perché comunque è un fondotinta molto fluido e preferisco applicarlo con le mani. Magari tirerò anche indietro i capelli. Ah, ecco, il colore innanzitutto è il color Naturel. Se non sbaglio, adesso non ricordo bene, c'erano tre colorazioni disponibili e questo era il tono intermedio. Che allora adesso vedo che si vede anche dal video che sembra molto più scuro rispetto al colore della mia pelle, però io posso dirvi una cosa, all'inizio sembra molto scuro, una volta che ho andato a sfumare bene il colore è come se dopo un paio di minuti il colore si fondesse con la vostra pelle, quindi potrei considerarlo quasi piuttosto che un fondotinta una sorta di CC cream, ecco, un CC cream, una BB cream più coprente che si adatta al colore del vostro incarnato. L'altra colorazione, vi dicevo, era molto molto chiara, se non sbaglio era la light, era chiarissima, comunque considerate che era agosto, era settembre. Io non mi abbronzo tantissimo, poi soprattutto quest'estate non è stata proprio meravigliosa, quindi non ero particolarmente abbronzata, però quel colore era veramente chiaro e quindi questo andava molto meglio. Però, ripeto, fondendosi con la vostra pelle, dopo un paio di minuti il risultato sarà molto più naturale. Vado a mettermi un'altra goccia e dopo aver steso il fondotinta su tutta la faccia, vi dirò cosa ne penso. Ecco ragazzi, ho finito l'applicazione del fondotinta, mi avvicinerò un pochino, si vede qualcosa, non si vedrà niente, va bene. Comunque, cosa posso dirvi di questo fondotinta? Allora, innanzitutto non è specificato per che tipo di pelle è questo fondotinta, infatti nella confezione venduta così non c'è scritto assolutamente niente. All'interno ci sono 30 ml di prodotto, io l'ho pagato 8 euro, comunque è un fondotinta di fascia bassa, costa poco. E una volta aperto ha una durata di 12 mesi. Allora, che è successo? Io appunto vi ho detto, ho comprato questo fondotinta d'estate, non ha fatto un'estate caldissima e per la mia pelle mista devo dire che mi trovavo abbastanza bene, nel senso che non ha una grandissima coprenza, uniforma sì un pochino l'incarnato, non copre tanto bene né i rossori né le imperfezioni, diciamo che è un fondotinta con una coprenza abbastanza bassa, appunto come ho detto prima io la paragonerei più che altro a una CC cream. Il problema è questo, l'ho utilizzato per circa 1-2 mesi per tutto settembre, metà agosto, tutto settembre, senza alcun tipo di problema. Arrivati ad ottobre, che è stato comunque un periodo abbastanza particolare perché io non so se da voi è stato così, comunque qua a Trieste ha fatto un ottobre-novembre abbastanza caldo, di conseguenza la mia pelle iniziava, tra virgolette, a soffrire di questo clima un po' pazzerello per quel mese che di solito a Trieste è freddissimo, no? Io mettevo sopra questo fondotinta e io dopo un paio d'ore iniziavo a sudare. Io non so come spiegarlo veramente, non è che iniziavo a lucidarmi come mi capita magari di solito con certi fondotinta, era come se la mia pelle respingesse il fondotinta e io praticamente sì, sudavo sulle guance, sulla fronte, sentivo proprio la faccia appiccicosa e ho detto, oh mio Dio, che schifezza, io non lo uso più. Tant'è che infatti io l'ho accantonato per diversi mesi. Poi a dicembre ho iniziato ad utilizzarlo di nuovo, perché? Perché questo inverno è stato piuttosto freddo e ho notato un cambio nella mia pelle che da mista è diventata piuttosto secca. Ho detto vabbè dai, riproviamo ad utilizzarlo.
Devo dire che adesso in questo momento lo sto utilizzando quasi tutti i giorni con soddisfazione, perché è un fondotinta comunque che ha buoni ingredienti e appunto non è molto coprente, però uniforma bene la pelle, quindi dà comunque una base abbastanza buona. Diciamo che è un fondotinta da utilizzare magari durante il giorno, non sicuramente per una serata speciale, però insomma per andare in ufficio, per andare a lavoro, per andare all'università come faccio io, è un buon fondotinta, soprattutto per il prezzo che ha, 8 euro. Però quello che vi posso dire è questo: se avete la pelle molto grassa, un misto che tende a lucidarsi veramente tanto, io sinceramente non vi consiglio questo fondotinta, perché appunto potrebbe farvi la reazione che ha fatto a me. E invece un fondotinta che consiglio, se non cercate una coprenza molto alta, se non avete grosse imperfezioni e se avete la pelle secca, molto secca, o anche una pelle normale, perché comunque dà una buona idratazione. E insomma ragazze, questo è tutto quello che ho da dirvi di questo fondotinta. Io lo consiglio, diciamo, ni per i motivi che vi ho detto prima: sì, se avete la pelle molto secca, se non cercate una grossa coprenza e insomma se volete spendere poco, no assolutamente se cercate un fondotinta con un'ottima coprenza, con un'ottima tenuta, e soprattutto se avete problemi di pelle miste, di tanta lucidità, assolutamente non ve lo consiglio. Ragazzi, questo era tutto, spero che il video sia stato utile, ci vediamo presto al prossimo video, ciao, un bacione!